Nella lezione di oggi iniziamo a risolvere i primi compiti, esercizi presi dagli esoneri degli anni precedenti. In particolare, il primo esercizio che andiamo a risolvere è quello che nella raccolta di esercizi, che è scaricabile dal mio sito docente, si trova a pagina 7 ed è il numero 3. L'esercizio è questo. Ovviamente non starò lì a dettare gli esercizi, ma li leggerò velocemente, tanto per i testi. Si supponga che un'impresa debba chiedere un prestito a una banca di importo pari a 500.000 euro da restituire in 2 anni. Si determini, c'è una stabilità, la verità, l'esercizio dice 500.000 dollari, ma capiamo, da restituire in 2 anni. Si determini se è più conveniente per l'impresa che la banca calcoli gli interessi sulla base di A, il tasso annuale del 10%, B, un tasso nominale annuo del 9% composto semestralmente, C, un tasso effettivo trimestrale del 2%. Relativamente alla sola ipotesi più conveniente per l'impresa si determina D, il tasso effettivo annuale, C, il tasso interno di rendimento del corrispondente flusso di cassa. Dico subito che l'ultimo punto, il punto E, non lo sappiamo ancora risolvere, quindi lo lasciamo in sospeso, lo risolveremo tra qualche lezione quando introdurremo il tasso interno di rendimento. Allora, cosa dobbiamo fare? Anzi, una brevissima premessa. Dato che questo è il primo esercizio che ci troviamo a risolvere, saranno esercizi del tutto analoghi a quelli che vi troverete a risolvere negli esoneri o nei compiti scritti, il mio consiglio è leggete i testi con attenzione. Prima di partire a risolvere, a fare calcoli, soffermatevi qualche minuto a leggere il testo con attenzione. Molte volte ci si sbaglia proprio perché si è mal interpretato il testo. Alcune volte, come avete visto, la differenza è proprio sottile, no? Basta sbagliare un termine, non aver compreso un termine, spegniamo i telefonini per cortesia, d'accordo? Oppure usciamo fuori dall'aula, che è la stessa cosa, però teniamo i telefonini spenti. Allora, quindi leggiamo con attenzione i testi. In questo caso, il testo è abbastanza semplice, abbiamo questo diagramma di flussi di cassa. Un'impresa prende a prestito 500.000, all'istante di tempo zero, dopo 2 anni deve restituire una cifra F. L'impresa ovviamente interessa a restituire la cifra più bassa possibile, d'accordo? Sono dati 3 tassi di interesse alternativi, dobbiamo determinare in quali condizioni la cifra da restituire è la più bassa. Qual è la formula da utilizzare? La formula da utilizzare la conosciamo, è F uguale a P per il coefficiente F dato P, virgola I, virgola N, o se volete uguale a P per 1 più I elevato alla N, dobbiamo declinare questa formula nei 3 casi considerati e vedere in quale caso viene fuori l'F più basso. Iniziamo dal primo. Caso A, F uguale a B, 500.000, per il coefficiente F dato P, virgola I, virgola N, o volete utilizzare questa formula, possiamo direttamente scrivere 1 più I, in questo caso il primo tasso di interesse è un tasso di interesse annuale, effettivo, annuale. E quindi qui dentro possiamo utilizzare direttamente quel tasso di interesse. Quindi 1 più 0,1, il periodo elementare, visto che il tasso di interesse è l'anno, visto che il tasso di interesse è annuale, quindi metterci qui 2, andare a fare i calcoli, quando viene? 605.000. 605.000. Secondo caso,
B uguale F uguale 500.000. In questo caso abbiamo un tasso di interesse del 9% composto semestralmente. Possiamo utilizzare due metodi alternativi: calcolare il corrispondente tasso di interesse effettivo annuale, I effettivo, uguale 1 più R elevato alla M meno 1, e utilizzare come periodo di riferimento l'anno, oppure più semplicemente cambiare il periodo di riferimento e scegliere evidentemente come periodo di riferimento elementare il semestre, e nella formula utilizzare il tasso di interesse semestrale. Utilizzeremo questo secondo metodo. Questo è un tasso di interesse del 9% composto semestralmente, che significa che il tasso di interesse semestrale è uguale a R su M, cioè uguale a 0,09 diviso 2 uguale a 0,045, il 4,5%. E quindi qui dentro della formula cosa scriveremo? 1 più 0,045, come periodo di riferimento prendiamo il semestre, quindi l'esponente deve essere 4. Facciamo i conti e viene 596.260, d'accordo? Andiamo avanti, terzo caso, C. Tasso di interesse, questa volta già effettivo, il 2%, ma trimestrale. Beh, qui non c'è proprio dubbio, nella formula scriveremo F uguale 500.000 per 1 più il tasso di interesse trimestrale, 0,02. Come periodo di riferimento elementare utilizzeremo il trimestre, e quindi l'esponente sarà 2 anni, cioè 8 trimestri elevato all'ottava. 535.830. Qual è la scelta preferita per l'impresa? La C. Ha un'altra avvertenza, visto che questo è il primo esercizio che facciamo. Ricordiamoci di scrivere con chiarezza poi qual è la risposta alla domanda. Sembra una cosa banale, ma vi assicuro che tante volte magari si fanno i calcoli, ci si ferma qui, ma non si è data la risposta alla domanda. Quindi alla fine la risposta alla domanda è il caso C. D'accordo? Poi l'esercizio chiede al punto D, relativamente alla sola ipotesi più conveniente, questa, determinare il tasso di interesse effettivo annuale. Quindi dobbiamo applicare questa formula relativamente all'ipotesi più conveniente. Applichiamola. I effettivo è uguale a 1 più chi è R su M? Il 2%, quindi 0,02, già l'abbiamo. Chi è M? L'abbiamo appena detto. Chi è M? Il numero di volte in cui il periodo di riferimento, non ci confondiamo, cioè il trimestre entra nell'anno, quindi non 8, perché in questo caso erano 2 anni, ma dobbiamo metterci 4 meno 1. Facciamo i calcoli e viene 0,082. Oh, ci sono altre cifre significative? Dopo il 2 c'è un 4 e poi? Un 3. Allora, non è che qui stiamo lì a utilizzare con precisione le approssimazioni, però un minimo le guardiamo. Un'approssimazione alla seconda cifra decimale è un'approssimazione molto grossolana, quindi tipicamente almeno dobbiamo arrivare alla terza cifra significativa, visto che parliamo di tassi di interesse. D'accordo? No, un errore già sulla seconda cifra può portare a errori già di qualche punto percentuale. Quindi la soluzione in questo caso è uguale all'8,24%. L'esercizio è risolto. Quindi vedete, niente di fantascientifico.
D'accordo? Quindi leggiamo il testo con attenzione, applichiamo la teoria e cerchiamo di arrivare alla soluzione. Domande? Domande? Chiaro per tutti? Bene, risolviamo l'esercizio a pagina 9, numero 3. Altro, come vi ho detto nella prima lezione, tipicamente in media, grosso modo, viene data mezz'ora per risolvere ogni esercizio. Vedete che in alcuni casi, come in questo, se si conosce la teoria, la mezz'ora è sovrabbondante, cioè l'esercizio si risolve in pochi minuti. In alcuni casi, devo dire, invece, la mezz'ora è il tempo necessario. Allora, il profilo di cassa di un investimento, qua devo dire, se vogliamo essere rigorosi, c'è un piccolo errore formale, perché non ci si dovrebbe riferire a quello che stiamo dicendo nell'esercizio con il termine profilo di cassa, ma dovremmo dire il diagramma dei flussi di cassa. Ho detto già nella prima lezione, il profilo di cassa è un qualcosa di diverso. Alcune volte può capitare, vabbè, magari c'è il docente in aula, se vi capita questo esercizio, se chiedete un chiarimento sulla traccia, che è sempre, ovviamente, sarà sempre dato in seduta stante. Molte volte questi esercizi sono tradotti dall'inglese e quindi possono capitare errori di traduzione. Se vogliamo essere formali, questa è una locuzione sbagliata. Il profilo di cassa lo vedremo tra qualche lezione, non ha niente a che vedere con quello di cui parliamo. In questo caso noi parliamo di diagrammi di flussi di cassa. Prevede una spesa iniziale pari a 8.000 ed un'entrata annuale costante. Nel mio testo, non può darsi, mi pare che era stato corretto, io ho un'entrata annuale costante di 200 per 5 anni, poi è stato, allora non è stato corretto? Devo ricordare di correggerlo, adesso lo farò perché ogni anno poi mi dimentico, e ovviamente 2.000 per 5 anni. Ovviamente 2.000 per 5 anni perché sarebbe un investimento senza senso, no? Investo 8.000 e recupero 200 per 5 anni, cioè recupero 1.000. Quindi, qui c'è un errore, è un'entrata annuale costante di 2.000 per 5 anni. Disegniamo il diagramma del profilo di cassa di questo progetto. Abbiamo una spesa iniziale pari a 8.000 e poi un'entrata annuale costante di 2.000 per ciascuno dei successivi 5 anni, 1, 2.000, 2, 2.000, disegniamolo tutto perché ci serve, 3, 2.000, 4, 2.000, 5, 2.000. Il tasso di interesse di mercato sia 5% annuo per i primi 2 anni dell'investimento, il 5% nominale annuo composto trimestralmente per il terzo e quarto anno, il 3% effettivo semestrale per il quinto anno, determinare i tre tassi annuali effettivi relativi ai tre periodi di cui sopra, b il valore futuro totale dell'investimento considerato, c il tasso annuale effettivo medio relativo all'investimento considerato. In realtà qui non abbiamo ancora introdotto che cos'è il valore futuro, lo faremo nella prossima lezione, però lo anticipiamo, è una nozione che di fatto ormai conosciamo, la formalizzeremo la prossima volta perché è opportuno risolvere questi esercizi. Il valore futuro non è altro che l'equivalente di un flusso di cassa di tipo F, cioè l'equivalente del flusso di cassa all'istante di tempo N. Questo è il valore futuro, quindi l'equivalente di un intero flusso di cassa di tipologia F
cioè l'equivalente del flusso di cassa all'istante di tempo finale, si chiama, lo chiameremo valore futuro. D'accordo? Allora, risolviamo prima il punto A. Dobbiamo applicare la solita formula, I effettivo uguale 1 più R elevato alla M, R diviso M alla M meno 1, nei tre casi considerati. Primo caso, 5% effettivo annuo. In questo caso non c'è bisogno di applicare la formula, quello è già un tasso di interesse effettivo annuo, e quindi nel caso A la risposta è I effettivo uguale 5%. Secondo caso, 5% nominale annuo composto trimestralmente. In questo caso invece c'è bisogno di applicare la formula. Applichiamola. Nel caso B, I effettivo uguale 1 più che R, in questo caso 5% nominale annuo composto trimestralmente, cioè chi è R? Il 5%, 0,05 diviso M, chi è M? Il numero di volte in cui i trimestri entrano nell'anno, cioè 4, elevato ad M alla quarta meno 1. Facciamo i calcoli. Zero virgola zero cinquecentonove, cioè uguale 5,09%. Ha fatto l'approssimazione sull'ultima cifra? Sì. D'accordo. Allora, terzo caso, C, tasso di interesse 3% semestrale, quindi effettivo uguale 1 più, in questo caso cosa stiamo dando? Stiamo dando direttamente questa formula, cos'è che stiamo assegnando? Direttamente R su M, quindi 1 più 0,03 di M semestrale, quindi M uguale 2 meno 1 uguale 0,0609, cioè uguale al 6,09%. Abbiamo risposto alla prima domanda, d'accordo? Benissimo, rispondiamo alla seconda. Vogliamo determinare qual è il valore futuro dell'investimento considerato, cioè vogliamo calcolare l'equivalente di tutto il flusso di cassa qui, F. Ci sono tanti modi per fare questo calcolo, non c'è dubbio. Forse il modo più pratico, vi ricordate abbiamo fatto un esercizio simile in cui si chiedeva di determinare il valore all'istante di tempo zero, che la prossima volta chiameremo valore presente per inciso, competenza. Questa volta è lo stesso esercizio, però dobbiamo determinare l'equivalente all'istante di tempo finale. Come in quel caso partiamo dalla fine, tornavamo indietro, in questo caso il modo più pratico, visto che ci sono diversi tassi di interesse, è partire dall'inizio e andare in avanti, no? Quindi partire da 8.000, andare avanti di un anno, sommare 2.000, andare avanti di un anno, sommare 2.000, andare avanti di un anno, sommare 2.000, andare avanti di un anno, sommare 2.000. Abbiamo fatto. Utilizzare la formula F dato A in questo caso non porterà a grandi vantaggi, perché la potremmo al massimo utilizzare per questi due 2.000, perché il tasso di interesse è unico, poi comunque dovremmo andare avanti di un anno, e quindi tanto vale fare un unico calcolo e ci semplificheremo la vita. Come ho detto già più volte, questo è uno dei metodi, cioè il metodo che ho utilizzato io quando risalto l'esercizio, ma ciò non vuol dire che qualsiasi altro metodo voi utilizziate non sia corretto. L'importante è che venga il giusto risultato, d'accordo? Allora utilizziamo questo metodo, partiamo dall'inizio, quindi meno 8.000, F uguale meno 8.000
Andare avanti di un anno significa moltiplicare per il coefficiente f dato b, virgola i, virgola 1, cioè per il coefficiente 1 più i. Dato che abbiamo tutti i tassi di interesse annuali, li abbiamo già calcolati, a questo punto non vale la pena utilizzare, visto che non utilizzeremo neanche le tabelle, perché moltiplicheremo per 1 più i, 1 più i, 1 più i, non vale neanche la pena stare lì a utilizzare il trimestrale oppure il semestrale, perché abbiamo già calcolato i tre tassi di interesse effettivi, annuali. Praticamente questi esercizi vi guidano un po' nel percorso da fare, e quindi le domande ovviamente vanno risolte nell'ordine assegnato. Quindi meno 8.000, andare avanti nel primo anno significa moltiplicare per il coefficiente 1 più 0,05, cioè 1,05. Attenzione ai versi, dobbiamo sommare 2.000, quindi metterci più 2.000, parentesi tonda, qua ci serve un po' di parentesi, quindi mettiamo un po' indietro f uguale, a questo punto questo numero lo dobbiamo mandare avanti di un anno, cioè moltiplicare per 1,05. D'accordo? Dobbiamo sommare 2.000, il secondo 2.000, più 2.000, parentesi tonda, siamo arrivati qui, andiamo avanti di un anno, cioè questa volta moltiplichiamo per 1,05. Guardate il secondo anno, qual è il tasso di interesse? Il 5,09%. Evidentemente moltiplicheremo per 1,0509. E siamo arrivati qui. Sommiamo il terzo 2.000 più 2.000, parentesi tonda. Andiamo avanti di un anno, cioè moltiplichiamo per 1,0509. Aggiungiamo l'ultimo 2.000, anzi 1, 2, 3, non l'ultimo, il penultimo, chiedo scusa, 2.000, che siamo arrivati qui, parentesi tonda, andiamo avanti di un anno e questa volta moltiplichiamo per 1,0609. Aggiungiamo l'ultimo 2.000 e finalmente abbiamo finito. Vediamo se ho la soluzione, giusto per verificare che non perché non mi fidi dei vostri calcoli, ma magari un minimo di controllo lo facciamo. Allora, quando vi viene? 'Fatevi questi calcoli, così cominciate anche a prendere un po' di dimestichezza, che purtroppo anche l'aspetto computazionale, cioè il banale uso della calcolatrice, ci fa perdere un po' di tempo. Allora? Un po' di tempo dovrebbe far perdere. E 821, sì. 821,42, ecco, 821 per cifre significative, possiamo approssimare a 821, esattamente il risultato che avevo io. D'accordo? E abbiamo risposto anche
a questa domanda. Rispondiamo all'ultima. Il valore annuale effettivo medio relativo all'investimento, il tasso annuale effettivo medio relativo all'investimento considerato. Che cos'è il tasso di interesse medio? Il tasso di interesse medio non ha niente a che vedere con la media dei tassi di interesse, ma si definisce come quell'ipotetico tasso di interesse su costo costante, quell'ipotetico tasso di interesse su costo costante che dà gli stessi effetti del tasso di interesse reale nel periodo considerato. Quindi quell'ipotetico tasso di interesse su costo costante che dà gli stessi effetti del tasso di interesse reale nel periodo considerato. Cioè cosa cerchiamo? Cerchiamo il tasso di interesse, appunto un ipotetico tasso di interesse che se fosse costante nel periodo considerato darebbe esattamente gli stessi effetti di quello reale. E questo è il concetto di tasso di interesse medio, no? Perché a noi interessa proprio quello, un tasso di interesse costante che darebbe gli stessi effetti di quello reale. Come lo cerchiamo? Chiamiamo I questo ipotetico tasso di interesse. In questo caso cerchiamo qual è quel tasso di interesse I che costante darebbe gli stessi effetti del tasso di interesse reale. Gli effetti li possiamo misurare in un punto qualsiasi, cioè dobbiamo calcolare l'equivalente del flusso di cassa in un punto qualsiasi. Ovviamente qui, perciò dico l'esercizio in qualche modo ci guida, la scelta migliore è andare a calcolare l'equivalente del punto finale F. Perché? Perché già abbiamo quello reale, l'abbiamo già calcolato, è 820. Quindi cerchiamo qual è quel tasso di interesse I che, supposto costante, applicato a questo flusso di cassa, ci permetterebbe di avere un valore F pari a 821. D'accordo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere la formula. La formula quale sarebbe? Cerchiamo il tasso di interesse tale per cui 821 che è F. Come si calcola il valore F se il tasso di interesse è costante? E qui dobbiamo applicare i coefficienti delle tabelle, visto che ritorniamo al caso in cui il tasso di interesse è costante. E quindi scriveremo uguale a meno 8000 per quale coefficiente? Qui avremo due flussi elementari, ovviamente questo e ovviamente questo, tutti 2000. Sono due flussi, uno di tipo P e uno di tipo A, e quindi scriveremo meno 8000 per il coefficiente F dato P al tasso di interesse incognito I per un periodo di 5 anni, più 2000, questo è il flusso di cassa di tipo A, per il coefficiente F dato A al tasso di interesse I incognito per un periodo 5 anni. Beh, qui dovremmo cercare un punto iniziale da cui partire, qui non ha senso applicare la formula dell'interesse semplice, perché già sappiamo che il risultato sarà compreso tra quali valori? 5 e il 6%. Guardiamo come sono fatti i tassi di interesse. 2 anni di 5%, 2 anni di 5,09%, un anno solo di 6,09%, anzi ci aspettiamo che il tasso di interesse sarà abbastanza vicino al 5%, perché di fatto abbiamo 4 anni di tasso di interesse quasi costante al 5%, e un solo anno di tasso di interesse al 6%. Quindi quale sarà il tasso di interesse ipotetico costante che darà gli stessi effetti? Sarà un tasso vicino al 5%, sicuramente compreso tra il 5 e il 6%. Quindi c'è poco da inventarsi calcoli strani. Proveremo questa, andremo sulle tabelle e calcoleremo il valore di F per I uguale 5% e per I uguale 6%. Avremo sicuramente trovato un punto in cui è maggiore, un punto in cui è minore di 821, e potremo fare l'interpolazione lineare. D'accordo? Allora,
andiamo sulle tabelle, vediamo se ho il risultato. Sì, ve lo dico io, tanto questo è il calcolo, è banale. I uguale al 5%, il valore F viene uguale a 844. Per I uguale al 6%, il valore F viene uguale a 570. D'accordo? Quindi abbiamo subito trovato due valori, uno più alto e uno più basso, e possiamo fare l'interpolazione lineare. Come sempre, qual è la variabile che dobbiamo interpolare? Il tasso di interesse, quindi scriveremo che la mia I incognita, scegliamo un punto come 1, questo, un punto come 2, questo, sarà uguale a chi? A I con 1, cioè al 5%, più, linea di frazione, 821 meno 844 diviso 570 meno 844 per 6 meno 5. D'accordo? E dovrebbe venire 5,08. Così come ci attendavamo. Domande? No, qui c'è l'inflazione. Andiamo avanti. Sua domanda? Allora, risolviamo l'esercizio a pagina 12, numero 3. Andiamo un po' avanti e parliamo di obbligazioni. Pagina 12, numero 3. Naturalmente non è tempo di fare a lezione tutti gli esercizi che vi ho dato. Il mio consiglio è, man mano che andiamo avanti, noi esaureremo un argomento, provate a fare, soprattutto se, come vi dicevo, poi avete intenzione di venire a fare le solite, provate a fare gli esercizi della stessa tipologia. Se avete difficoltà, venite da me, ci confrontiamo e cerchiamo di capire quali sono le difficoltà. Che ovviamente esaurito un argomento io vado avanti e non tornerò più su quell'argomento sino al termine del corso. Però come vedete questi sono compiti reali dati in questa Ateneo negli anni scorsi, tranquillamente poi al compito vi possono capitare anche gli esercizi svolti nella prima lezione di esercitazione. Quindi quelli che faremo oggi poi ce ne dimenticheremo di fatto fino al termine del corso. D'accordo? Allora, questa volta abbiamo un'obbligazione. Si consideri un'obbligazione dal valore nominale pari a 1000, dalla durata di 10 anni e dal rendimento nominale annuo del 10% con interessi pagabili semestralmente. Lo ripeto, si consideri un'obbligazione dal valore nominale pari a 1000, dalla durata di 10 anni e dal rendimento nominale anno del 10% con interessi pagabili semestralmente. Mi fermo un attimo, disegniamo subito, se no poi ci dimentichiamo di queste informazioni, il diagramma di flusso di cassa di questa obbligazione. Questa obbligazione non è altro che la promessa di restituire alla fine della vita utile dell'obbligazione il valore nominale, in questo caso il valore nominale è pari a 1000. L'obbligazione è la promessa di restituire 1000 alla fine della vita utile dell'obbligazione. E inoltre dobbiamo
tener conto degli interessi, quindi sarà anche la promessa di pagare gli interessi che sono valutati con un rendimento nominale annuo del 10% interessi pagabili semestralmente. Quindi per prima cosa il periodo di riferimento sarà il semestre, la durata è 10 anni, cioè 20 semestri. Per calcolare l'interesse dobbiamo naturalmente determinare l'interesse effettivo semestrale, che in questo caso è banalmente uguale al 5%. Il 5% va applicato sul valore nominale, quindi il 5% di 1050 euro, e quindi la cedola sarà di 50 euro ogni semestre. Quindi tutte queste parole servono per descrivere questo flusso di cassa. D'accordo? E qui c'è poco da fare, come vi ho detto quando ho parlato delle obbligazioni, questa è la terminologia e la dovete imparare, perché sennò gli esercizi sull'obbligazione alla fine sono sempre di questa tipologia: viene descritta l'obbligazione a parole e voi dovete passare al corrispondente flusso di cassa. Se sbagliate questa corrispondenza, sbaglierete tutto l'esercizio, non ci sono tante possibilità. Questa terminologia tocca impararla. Allora, determinare il prezzo di acquisto dell'obbligazione all'inizio del sesto anno, cioè in questo caso a distante di tempo, visto che abbiamo preso i semestri, all'inizio del sesto anno, che significa? Quale istante di tempo? Quanto? No, 12 significa 12 semestri, e quindi 12 è la fine del sesto anno, che coincide con l'inizio del settimo anno, quindi attenzione a non sbagliarsi, l'inizio del sesto anno coincide con la fine del quinto anno, cioè con l'istante 10, dopo che è stata pagata, immediatamente dopo che è stata pagata la decima cedola, che si assume pagata alla mezzanotte del 31 dicembre di un anno. D'accordo? Chiaro? Attenzione a non confondersi anche con questo, l'inizio del sesto anno, quindi dopo 10 semestri trascorsi. D'accordo? Quindi determinare il prezzo di acquisto dell'obbligazione all'inizio del sesto anno, quindi questa non esiste più, non è più rilevante per chi acquista l'obbligazione, paga un prezzo P, mentre invece diventa rilevante questa, quanta 50, 11, 12, 20. Quindi determinare il prezzo di acquisto che permette di realizzare un rendimento sull'investimento effettuato a del 6% effettivo semestrale. B del 12% effettivo annuo semestrale, 12% effettivo annuo. Quindi cosa dobbiamo fare? Qui dobbiamo calcolare il prezzo di mercato in due casi. Nel primo caso, qual è il prezzo di mercato che permetterà di realizzare un rendimento per chi l'acquista, evidentemente del 6% effettivo semestrale, d'accordo? Secondo caso invece chiediamo qual è il prezzo di mercato che permette di realizzare un rendimento del 12% effettivo annuo. Cominciamo dal primo caso. Innanzitutto vi aspettate che il prezzo sia più alto o più basso di 1000? Più basso è corretto. Ricordiamoci cosa ci insegna la teoria: se il prezzo scende sotto il valore nominale, il rendimento salirà sopra il rendimento nominale. Poiché qui avevamo un rendimento nominale del 5% semestrale, se vogliamo un rendimento nominale più elevato, così come lo vogliamo, il 6%, il prezzo deve scendere. Quindi cerchiamo un prezzo più basso di 1000. D'accordo? Cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare qual è quel prezzo tale per cui
in questo caso è abbastanza semplice, l'equivalenza di tutto il flusso di cassa all'istante di tempo iniziale, che è l'istante di tempo 10 che assumiamo come 0, come nuovo 0, è proprio uguale a, al prezzo considerato. A che tasso di interesse? Al 6%. E quindi scriviamo semplicemente la formula P uguale equivalenza di questo flusso di cassa, questo, all'istante di tempo 10. Sono due flussi di cassa elementari, uno di tipo F, uno di tipo A, quindi possiamo scrivere P uguale a 1000, che moltiplica il coefficiente P dato F al tasso di interesse. Quale tasso di interesse? 6%. Per quanti semestri? 10. Poi più 50 per il coefficiente P dato A. 6%, 10. Leggiamo questi due coefficienti. Leggiamo questi due coefficienti. Il primo è 0,5584. 0,5584 e il secondo 7,3601. 7,3601. Facciamo il calcolo e dovrebbe venire 926,4. Qui ho scritto 4 cifre significative. 926,4. Lasciamole però, poi troveremo i calcoli successivi, d'accordo? Andiamo avanti. Questa è la risposta alla domanda A. Il prezzo è 926,4. Risposta alla domanda B. Cosa dobbiamo fare? Stessa formula, però P uguale 1000 per il coefficiente P dato F virgola virgola 12? No, 12 è un tasso di interesse effettivo, quindi lo possiamo teoricamente inserire nei coefficienti, ma qual è il problema? Non possiamo prendere l'anno come periodo di riferimento elementare, ma dobbiamo necessariamente prendere il semestre, perché in questo caso gli importi di denaro sono uno ogni semestre, quindi non c'è nulla da fare. L'unica possibilità è quella di utilizzare il tasso di interesse semestrale, perché il periodo di riferimento deve essere il semestre, quindi non ci confondiamo. Il periodo di riferimento deve anche essere congruente con quelli che sono gli importi. Qui abbiamo un importo ogni semestre, quindi se prendiamo l'anno ci perdiamo delle rate. Quindi dobbiamo calcolare il tasso di interesse effettivo semestrale. Come? Invertendo la solita formula. Vi ricordo che questa formula, I effettivo uguale 1 più R su M elevato alla M meno 1, noi l'abbiamo sempre utilizzata per calcolare I effettivo. Qui invece abbiamo I effettivo, il 12% ci serve R su M. Quindi invertiamo questa formula e viene fuori R su M è uguale a 1 più I effettivo elevato alla 1 su M meno 1, cioè uguale a 1 più il 12%, quindi a 1,12 elevato a 1 su M, ci serve quello semestrale, quindi M è uguale a 2, quindi elevato a 1/2 meno 1. D'accordo? E viene 0,0583. Il 5,83%. D'accordo? Chiaro per tutti?
E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo applicare questa formula. In questo caso non abbiamo altro modo di andare sulle tabelle e fare l'interpolazione. In questo caso in realtà non c'è neanche bisogno di andare sulle tabelle, perché il 5,83 è compreso tra il 6 e il 5%, e già sappiamo che tutta questa formula al 6% vale 926,4. Ma sappiamo anche che al 5%, senza fare i calcoli, il prezzo di acquisto sarà uguale. Quanto sarà uguale? A 1000, perché il 5% è proprio il rendimento nominale. E quindi sappiamo che al tasso pari al rendimento nominale, il prezzo diventa il prezzo, il valore nominale dell'obbligazione, 1000. Chiaramente, se non me lo ricordate, poco male, farete i calcoli, vi verrà 1000. Però attenzione, cosa che ho già detto, che se invece per sfortuna fate i calcoli e non vi viene 1000 e non ve ne accorgete e non mi segnalate che dovrebbe venire 1000, ovviamente io in questo caso non posso che individuare un errore concettuale, perché naturalmente è la spia del fatto che non sapete che al tasso di interesse di mercato pari al rendimento nominale il prezzo dell'obbligazione deve essere uguale al valore nominale. D'accordo? A questo punto dobbiamo fare l'interpolazione lineare, e quindi dobbiamo scrivere che il prezzo B, scegliamo un punto come 1, questo, e un punto come 2, questo. Vediamo se abbiamo capito la formula di interpolazione. Attenzione che qui l'incognita non è il tasso di interesse, ma è P, e quindi qui cosa scriviamo? P uguale. Cosa è uguale? P nel punto 1, cioè? Quanto è P nel punto 1? 1000. Più linea di frazione, interpoliamo sul tasso di interesse, quindi 5,83, anche in questo caso possiamo usare la notazione percentuale perché stiamo al numeratore e al denominatore, meno 5 diviso 6 meno 5, che moltiplica al punto 2 926,4 meno 1000, uguale, questo non ci serve più, lo possiamo eliminare, sì, 938,9. D'accordo? Domande? E concludiamo l'esercizio rispondendo all'ultima domanda, poi ci fermiamo per la pausa. Supponendo invece che il prezzo di acquisto dell'obbligazione all'inizio del sesto anno sia pari a 860, in questo caso abbiamo questo valore pari a 860, determinare il rendimento effettivo annuale dell'investimento realizzato. Quindi vogliamo risolvere l'esercizio inverso. Quindi in questo caso diamo il prezzo e cerchiamo qual è quel tasso di interesse che rende l'investimento appunto profittevole, decalcolandolo proprio a quello specifico tasso di interesse. Questo è il tasso di interesse di mercato. Che cosa dobbiamo fare? Questa volta dobbiamo applicare questa formula all'incognita, diventerà il tasso di interesse I. Quindi scriveremo P uguale 860, che sarà uguale a 1000, per il coefficiente P dato F al tasso di interesse incognito, 0,10, più 50, per il coefficiente P dato A al tasso di interesse incognito, 0,10, e l'incognita sarà proprio il tasso di interesse.
Noi che cosa sappiamo? Sappiamo che per quant'era, l'ho cancellato, ah eccolo qua, al 6% il prezzo era 926 ed è un buon punto di partenza. Saliremo con i tassi di interesse, perché se saliamo con i rendimenti i prezzi scendono, e quindi abbiamo detto al 6% 926, facciamo questo calcolo al 7%, quindi 7% uguale, vado a memoria, ma mi pare che era proprio così, quel numero era 'tale per cui vi si risparmiava una interpolazione, e al 7% veniva proprio 860. D'accordo? Quindi il rendimento effettivo semestrale è il 7%. Perché l'esercizio chiede il rendimento effettivo annuale, rispondiamo sempre alle domande in maneria compiuta, ci rimaneva l'ultimo calcolo da fare, di effettivo uguale 1 più R su M, che è R su M il 7%, 0,07 elevato ad M, cioè a 2 meno 1, e viene il 14,49%. Questo risolve tutte le domande. Dubbi? Allora fermiamoci per 10 minuti e poi risolviamo qualche altro esercizio.